Allora, per me è un piacere presentarvi, vabbè, lo conoscete già, non c'è bisogno di presentarlo, Mogol, però mi piace presentare Le ciliegie e l'amarene, aforismi, pensieri e parole. Come è nato questo libro? Questo libro, dunque, io avevo già scritto dei libri. Uno che ho scritto prima del 2000 che si chiamava Il corpo dell'anima ed era un dialogo che avevo scritto con Aldo Stella, che è un filosofo, su tutto quelli che erano i pensieri fino al 2000. Cioè, era finito un secolo, ce n'era uno che arrivava e tiravamo le somme, cioè, per quello che era stato, per quello che poteva essere. E quindi ho cominciato a scrivere con grande passione. Poi ho questa facilità nello scrivere gli aforismi, che non è un momento di quale io dedico della mia giornata. È mentre sto parlando mi esce una frase, e lo stavo dicendo, per esempio ieri ho detto questa frase che mi è uscita e che non ho neanche pensato, cioè mi vengono senza quasi pensarle. Per esempio quella frase era il cardinale Martini, punto, il futuro della Chiesa. E abbiamo detto tutto, insomma. Io vi consiglio di leggere Le ciliegie e l'amarene, aforismi, pensieri e parole, scritto da Mogol, che abbiamo avuto con noi, il grande maestro, Minerva Edizioni. Grazie. È un piacere, grazie. Grazie per la promozione, grazie.